Buongiorno a tutti, io sono Salvatore Sciuto, sono il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica. Mi dicono di sedermi per motivi di inquadramento cinematografico. Allora, benvenuti a tutti quanti per questa illustrazione del nostro Open Day che, diciamo, vede qui tracciare le linee generali su quella che è l'offerta didattica del nostro Dipartimento, ma mi sgridano se non ricordo che domani mattina alle ore 10 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica ci sarà, diciamo, un Open Day più accurato dove verrete accompagnati nei laboratori e ci sarà una illustrazione più peculiare di quelle che sono le nostre attività. Per cui chi fosse interessato appunto alle tematiche dell'ingegneria meccanica ed elettronica, ma anche a quella dell'ingegneria biomedica e delle tecnologie marine, è una buona opportunità a non perdere questa occasione. Mi dicono che vi potete iscrivere direttamente sul sito oppure venire domani mattina 10 minuti prima, quindi verso le 9.45, per fare la registrazione direttamente. Ci sarà un tavolo di accoglienza. L'indirizzo è Via della Vasca Navale 62, ma lo trovate sicuramente su internet e vi verrà illustrato successivamente. Riconoscete l'edificio Nuova Vasca Navale, che è questo qui, e alla palazzina B, all'edificio B, c'è l'ingresso che vedete dove c'è quella colonna arancione, quindi potete accedere da lì e potete diciamo appunto prendere parte a questa esperienza. Allora, nella giornata illustrativa di oggi i colleghi vi procederanno a quelle che sono le principali, diciamo, iniziative di tipo didattico, qual è l'offerta che noi proponiamo per le immatricolazioni, per chi esce dal liceo e perché no, anche chi decide di affrontare un nuovo percorso in ingresso nei percorsi dell'ingegneria industriale, e in particolare potrete prendere atto di quella che è l'offerta dell'ingegneria meccanica ed elettronica, assieme poi a quelle che sono tutte, diciamo, le varie offerte di infrastrutturali, il supporto che vi viene dato, che vi verrà dato se vi iscriverete, e qual è, diciamo, l'attenzione che viene posta, a parte dal nostro Ateneo che ne pone veramente tanta, ma anche in particolare dal nostro Dipartimento rispetto a quello che è il vostro percorso, per cercare di stare a fianco ai ragazzi e cercare di accompagnarli nel percorso di ingegneria. Ingegneria non è facile, preferisco dirlo sempre, perché poi quando, diciamo, ho cominciato un percorso mi avevano illustrato delle cose bellissime: guiderò la Ferrari, progetterò la Ferrari, speriamo di progettarla meglio di quella che è oggi, lasciamo perdere, oppure mi occuperò di tecnologie per il mare, starò in mezzo agli oceani, eccetera. Sì, ci si arriva, ma ci si arriva attraverso un percorso formativo che soprattutto nel primo anno, non ve lo toglie nessuno, ha le materie che vi verranno illustrate: analisi matematica, fisica, chimica, informatica, geometria, quindi materie di base che potrebbero sembrare inizialmente non così prossimali alla scelta che eventualmente farete. Preferisco dirlo prima perché, ripeto, è bello sognare, ma bisogna essere anche concreti. Il primo passaggio è robusto, dovete arrivare preparati, dovete essere fermi, studiare e stare molto sul pezzo, perché nessuno regala niente, e la laurea in ingegneria è vero che dà molto, ma chiede anche molto. La struttura del nostro Ateneo è ormai il secondo Ateneo laziale e siamo 13 dipartimenti con 32.000 studenti, leggo perché non me lo ricordo, siamo circa 1.000 docenti, 728, in realtà un po' più alto, siamo circa 800 unità di personale tecnico amministrativo e un numero molto significativo di dottorandi che è superiore ai 500. Il nostro Dipartimento è il Dipartimento di eccellenza, è stato nominato così, riconosciuto così e anche finanziato come tale dal Ministero dell'Università e della Ricerca a partire dal 2023, e lo saremo fino al 2027. Noi chiaramente stiamo lavorando con i colleghi per riconfermarci nel successivo quinquennio, ma la cosa che a voi interessa, visto che la vostra finestra di percorso è relativa a questo periodo, è poter accedere a un Dipartimento appunto di eccellenza scientifica in particolare, ma anche sede di innovazione didattica e supporto che potrete avere anche in ragione del significativo finanziamento che abbiamo ricevuto. Questo non è da trascurare, perché poi oggi, dove si viaggia con le etichette e i bollini, aver studiato in un Dipartimento di eccellenza può costituire un valore aggiunto nella vostra formazione. Siamo collocati altresì, lo vedete in basso
a sinistra all'interno dell'incubatore del Tecnopolo, ne avrete sentito parlare sui giornali, e quindi è un'altra opportunità di sviluppo relativo alla ricerca che ci porta appunto a essere particolarmente attivi e presenti in tutto il panorama della ricerca scientifica laziale e, perché no, nazionale. L'allocazione, se siete qui ci siete già arrivati, e volevo solo aggiungere, come dire, un paio di passaggi rispetto a quello che è l'offerta del Dipartimento, per poi lasciare la parola ai colleghi nella parte più tecnica. Noi offriamo quest'anno in prima innovazione, oltre al corso tradizionale di ingegneria meccanica e di ingegneria elettronica, un corso in ingegneria biomedica, laurea triennale. Avevamo la magistrale in biomedical engineering, ma forti dell'esperienza pluridecennale di molti colleghi, abbiamo deciso di completare il percorso per poter dare come un contributo sul territorio laziale, dove ci sono anche altre università che sviluppano questo tipo di percorso, ma nel nostro caso abbiamo deciso di tagliarlo anche per dare un contributo di originalità secondo una laurea interclasse che fa riferimento sia alla parte industriale sia la parte dell'ingegneria dell'informazione. L'altra innovazione che abbiamo fatto è aver inserito quella che era la vecchia laurea che si teneva ad Ostia in ingegneria, chiamata ingegneria del mare, ma in realtà era tecnologie per il mare, come un curriculum della laurea triennale in ingegneria meccanica. Questo per dare anche un valore aggiunto di una definizione, di una formazione relativa all'ingegneria meccanica che riteniamo oggi essere, se vedete i dati Alma Laurea e simili, ancora una dei percorsi fondamentali nella struttura, diciamo, del paese, perché come ingegneria meccanica sono un po' quegli elementi che supporta anche lo sviluppo industriale. E qui vengo quindi alla slide che è rappresentata. Vedete, c'è un po' di tutto, in alto a sinistra dei chip, dei computer. Uno potrebbe dire, beh, non stiamo a ingegneria informatica. No, non stiamo a ingegneria informatica. Vediamo, quella è una TAC rappresentata, che rappresenta parte ingegneria biomedica. Ci sono turbine, c'è la Ferrari di qui sopra, turbine eoliche, parabole, trasmettitori, ricevitori, c'è un treno a lievitazione magnetica. Ecco, tutti questi aspetti dell'innovazione sono strettamente supportati da quella che è l'ingegneria industriale. L'ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni è richiestissima. Abbiamo fatto un recente Career Day e devo dire che i vari rappresentanti delle aziende mi hanno detto: se ce n'avete uno me lo porto subito a casa ancora prima di laurearsi. Quindi c'è molta richiesta e purtroppo poca offerta, quindi lì dico, vi invito a scegliere, se avete un po' di passione, quel percorso che certamente vi darà le soddisfazioni e, perché no, anche il lavoro in tempi abbastanza brevi. Gli altri aspetti sono strettamente, diciamo, legati all'ingegneria meccanica. Perché? Perché anche se si parla di informatica, una tastiera è costruita da un ingegnere meccanico, perché la plastica, i tasti, la parte elettronica è quella che è all'interno, quindi il supporto dell'ingegneria industriale permane alla base del nostro paese. Quindi se avete un po' di passione in questo settore, credo che il nostro percorso potrà accogliervi con una forte entusiasmo e, prima di salutarvi, diciamo, anche con quelle attenzioni che abbiamo posto in essere a partire dal prossimo anno accademico, in realtà ancora non le abbiamo approvate in Dipartimento, ma sono prossime di questa settimana, in particolare un'introduzione di un sesto appello che permette una facilità di supporto, superamento degli esami, in quanto vi permette di cadenzarli con un certo ritmo stando dietro al percorso didattico, e il supporto di una compagine molto intensa di tutor che vi seguiranno passo passo, anzi se vi iscrivete cercate di dargli supporto, perché spesso siete voi che sfuggite, non volete essere aiutati per timidezza, non lo so, anche per orgoglio, però approfittate di quello che vi viene dato. E l'ultima, diciamo, innovazione: abbiamo strutturato il calendario, o meglio lo faremo fra pochi giorni, in modo tale da far terminare il primo semestre dei corsi subito prima di Natale, anche qui per venirvi incontro e lasciarvi lo spazio
delle vacanze estive per poter completare la formazione degli esami che avete seguito appunto nel primo semestre e poter poi affrontare il periodo di esami che sarà fra gennaio e febbraio, e quindi sperando che vediamo, come dire, buoni risultati per mettervi alle spalle il primo semestre. Quindi spero di potervi accogliere poi quando ci sarà l'ingresso ai corsi, quando sarà, diciamo, adesso dopo metà settembre, e quindi vi lascio ai miei colleghi e, come dire, a presto, spero. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ok, buon pomeriggio a tutti, il mio nome è Patrizio Campisi, sono il coordinatore del Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica e quindi come tale mi occupo insieme con i colleghi di gestire e supervisionare quelli che sono i percorsi offerti nell'ambito di questo collegio didattico, ovvero sia la laurea triennale in Ingegneria Elettronica, poi la laurea e tre lauree magistrali che sono appunto quella in Telecomunicazioni, in Ingegneria Elettronica propriamente detta e poi quella di Biomedical Engineering, che è la laurea in Ingegneria Biomedica erogata in lingua inglese. Allora, cominciamo un attimino col chiederci cos'è un ingegnere elettronico, perché molto spesso, come dire, questo concetto un po' ci sfugge, no? Cos'è l'ingegnere elettronico? Allora, l'ingegnere elettronico è una particolare figura professionale che si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di apparati elettronici più o meno complessi che hanno come obiettivo, come scopo, quello di acquisire, manipolare, trasmettere, memorizzare l'informazione nelle sue varie declinazioni, che possono essere quindi dati, testo, voce, musica, immagini, video, e chi più ne ha più ne metta. Allora, perché avrebbe senso studiare ingegneria elettronica e magari non qualcos'altro di magari limitrofo? Perché l'ingegneria elettronica è pervasiva, è ubiqua, è ovunque. Diciamo che a partire dagli anni 50 dello scorso secolo l'ingegneria elettronica ha avuto una espansione che era assolutamente impossibile da prevedere. L'ingegneria elettronica è presente in ogni azione che noi compiamo nella giornata, dal muoverci, dal cucinare, dal curarci, dallo spostarci, anche all'uso di oggetti quotidiani, no? Il microfono, il telefono, il tablet, il televisore smart, gli elettrodomestici smart. Quindi, come dire, insomma, l'elettronica pervade la nostra vita e la nostra esistenza. Ora, qual è, diciamo, la missione che noi come Collegio di Ingegneria Elettronica ci proponiamo, facciamo nostra? La nostra missione è quella di formare un giovane ingegnere che sia in grado di analizzare prima e progettare poi quelli che sono i vari sottosistemi che compongono un sistema elettronico complesso, il cui obiettivo ultimo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone. E poi alla fine questo, diciamo, è l'obiettivo che ci si pone: facilitare i trasporti, facilitare la fruizione di contenuti, e chi più ne ha più ne metta. È ovvio che questo è un compito abbastanza ambizioso e deve essere, come dire, costruito con cura. Ecco perché, diciamo, come accennava prima il direttore, non si può prescindere dallo studio di alcune materie che noi chiamiamo di base, ovvero sia le materie della matematica, della fisica, della chimica, che costituiscono quelli che sono i pilastri fondanti su cui poi il giovane ingegnere andrà a costruire, a porre delle conoscenze che poi gli consentiranno di studiare, progettare, realizzare e gestire dispositivi e sistemi elettronici. Andando un po' più nel dettaglio, quindi di che stiamo parlando? Il primo anno, materie di base, analisi, geometria, fisica, chimica e informatica. Secondo anno si comincia, come dire, ad avere uno studio un po' più approfondito riguardo quelle che sono le materie che noi chiamiamo in gergo caratterizzanti, quindi un po' più specialistiche, qualcosa che sicuramente non avete visto prima nel corso dei vostri studi, e quindi andremo ad affrontare problemi di elettronica, di elettrotecnica, dei campi elettromagnetici, della trasmissione dei segnali, delle misure, dell'automatica e così via dicendo. Con quale scopo, con quale obiettivo? Con l'obiettivo, diciamo, poi di arrivare
al terzo anno, nel momento in cui la formazione si completa e laddove anche, diciamo, accanto a quello che voi avete trovato nei precedenti 2 anni, più propriamente argomenti teorici, si va in laboratorio, si cominciano a realizzare e a testare le cose che si sono studiate negli anni precedenti. Tra l'altro mi piace anche, come dire, mettere in evidenza il fatto, diciamo, che noi come collegio di elettronica cerchiamo di essere sempre all'avanguardia, diciamo, nell'aggiornare quella che è l'offerta formativa che offriamo ai nostri studenti. Un esempio per l'apprendistato di alta formazione e ricerca che abbiamo sviluppato con Enel, un caso unico in Italia sulla laurea triennale, ovvero sia un percorso che vede la selezione di un numero contingentato di studenti, i quali dopo la selezione possono accedere ad un percorso specifico progettato insieme con Enel e che gli fa acquisire una doppia valenza di studenti e di lavoratori a tempo indeterminato presso Enel. Terminato il percorso, diciamo, di studi a elettronica, lo studente è sia ingegnere elettronico che dipendente Enel. A questo punto può decidere se continuare con le lauree magistrali oppure altro. Quindi, come dicevo, noi ci caratterizziamo per una strettissima interazione con una vastità di aziende. Come diceva il direttore, abbiamo, come dire, moltissimi contatti con le aziende ci cercano, vi cercano e non vi trovano. Nel senso, diciamo, che la domanda è sicuramente superiore all'offerta. Un ingegnere elettronico disoccupato è un ingegnere che non esiste. Qui c'è, come dire, un elenco, insomma, di alcune delle aziende con cui noi collaboriamo, ce ne sono sicuramente molte altre. Ora, l'obiettivo, diciamo, dicevo, qual è? Quello di formare un giovane ingegnere che poi abbia quella forma mentis che gli consentirà di dare un contributo fattivo alla realtà produttiva del nostro paese. Come? Andando, come dire, a lavorare presso le imprese manifatturiere che lavorano nell'ambito della bioingegneria, delle telecomunicazioni, dell'elettronica, fare sviluppo e ricerca, per esempio, presso enti e agenzie di ricerca. Perché no? Lavorare come libero professionista, quindi i ruoli sono svariati, si va dal progettista all'ingegnere di test e produzione, chi fa ricerca e sviluppo e perché no anche poi l'ambito, come dire, organizzativo e dirigenziale quando magari l'età avanza un pochettino. Per cosa ci caratterizziamo se dovessi, come dire, caratterizzare in breve il nostro collegio? Sicuramente siamo estremamente vicini agli studenti, come diceva il direttore, l'attività di tutoraggio che facciamo con gli studenti è molto significativa. Le attività di orientamento in ingresso come questa o in itinere o anche in uscita, quindi di accompagnamento verso il mondo del lavoro, sono attività all'ordine del giorno per noi, quindi la vicinanza, diciamo, con gli studenti è sicuramente estremamente elevata. La vicinanza con gli studenti e la vicinanza con le aziende, tra l'altro, ci consente di aggiornare in continuazione quelli che sono i percorsi formativi che noi offriamo per poter essere continuamente aggiornati rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. Per esempio, stiamo per licenziare 2 percorsi, adesso non entro nei dettagli tecnici, che si chiamano minor e che prevedono, come dire, una fusione di competenze tra quelle che offriamo noi ed altri ambiti, per esempio nell'intelligenza artificiale oppure nel campo del metaverso e dell'identità digitale. Quindi questo per dire, insomma, che l'offerta didattica è in continua evoluzione, in continuo mutamento e in continuo aggiornamento per venirvi incontro. Quindi noi cerchiamo di fornirvi una preparazione multidisciplinare sia dal punto di vista delle conoscenze che anche per quello che riguardano quelli che si chiamano i soft skills, quindi la capacità comunicativa, la capacità di interagire con i vostri colleghi, la capacità di lavorare in gruppo. Abbiamo una vastità di laboratori, laboratori didattici e laboratori di ricerca. Laboratori didattici laddove appunto si mettono in pratica gli insegnamenti teorici appresi nei corsi, laboratori di ricerca dove molto spesso si svolge l'attività di tirocinio o di tesi e quindi, come dire, si entra a diretto contatto con quella che è anche la realtà di ricerca scientifica. Il direttore prima ha accennato che noi siamo Dipartimento d'Eccellenza. Il Dipartimento d'Eccellenza non è un riconoscimento che viene assegnato a tutti i dipartimenti, viene selezionati sulla base del merito e quindi, diciamo, noi siamo fieri, no, di essere eccellenti. D'altra parte il motto che hanno i ragazzi, diciamo, no, sulla loro maglietta, no, lo rende evidente. Quindi la vicinanza appunto con un'attività di ricerca
fervente e aggiornata ha una ricaduta sicuramente positiva anche su quello che è il percorso formativo di voi studenti. Il rapporto docenti-studenti è estremamente favorevole, quindi come dire, no, i docenti sono disponibili, sono un numero come dire, sufficiente a venire incontro alle vostre esigenze. Allora, molto brevemente, perché non è un qualcosa che vi interessa, diciamo, a strettissimo giro, no? Dopo la laurea triennale, noi come Collegio di Elettronica forniamo tre percorsi. Un percorso in Ingegneria delle Telecomunicazioni, uno in Ingegneria Elettronica per l'Industria dell'Innovazione e un percorso in Biomedical Engineering. Magari, come dire, giusto così, una qualche suggestione, no? Nell'ambito delle telecomunicazioni ci si occupa appunto delle trasmissioni su cavo, wireless, di antenne, di realtà virtuale, di metaverso, di identità digitale e così via dicendo. Nell'ambito dell'ingegneria elettronica invece si va più sul discorso dei dispositivi, dei sistemi, però ripeto, questo è qualcosa di cui magari non è necessario preoccuparsi adesso perché vi riguarderà, come dire, fra tre anni. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione e do la parola al mio collega del Collegio di Meccanica. Grazie. Bene, buonasera a tutti anche da parte mia. Io sono Guido, mi occupo di ingegneria meccanica, quindi ecco, siamo ancora nell'ambito dell'ingegneria industriale, in particolare noi siamo del ramo della meccanica. Non è facile in 5 minuti, in pochissimo tempo, convincervi che questa è veramente la migliore tra le scelte che voi possiate fare, eppure siamo qui e vi offriamo, ecco, l'eccellenza in questo caso. L'ingegneria industriale è l'eccellenza e in particolare l'elettronica e la meccanica rappresentano da sempre questo tipo di indirizzo. La migliore scelta che voi possiate fare è l'ingegneria industriale. Poi da quest'anno ci abbiamo anche la biomedica, quindi siamo oltre l'eccellenza, ecco, quindi permettetemi di fare questo piccolo preambolo. D'altra parte, questo è una specie di bombardamento, noi abbiamo pochissimi istanti, pochissimi minuti per farvi vedere che effettivamente siamo la vostra scelta, anzi io aggiungerei l'unica scelta nell'ambito poi dei percorsi scientifici che voi possiate veramente fare. Che cosa vi devo dire? Pochissimo tempo, lo ripeto, però ecco, perché studiare ingegneria meccanica? Quindi perché inserirvi in questo tipo di percorso? Prima il direttore lo diceva, è un percorso difficile, ma è la migliore scommessa che voi possiate fare sulla vostra vita, sul vostro futuro. Qui trovate veramente la possibilità, ecco, di realizzare ogni vostro sogno. Prima il professor Campisi diceva, non esiste un ingegnere elettronico disoccupato, neanche un ingegnere meccanico. Chi finisce questo percorso rappresenta veramente il vertice già di quelle che possono essere le scelte che l'industria, le aziende possono fare nell'ambito poi, ecco, degli studenti neolaureati. Perché iscriversi al DIEM? A questo punto io credo che sia addirittura pleonastico continuare a dirlo. Qui trovate l'eccellenza degli insegnamenti, l'eccellenza della ricerca, l'eccellenza dei laboratori, una comunità di persone, di docenti, di personale non docente, pronto ad accogliervi, pronto a darvi tutti gli stimoli, tutti gli strumenti per fare il vostro percorso nella maniera più serena possibile, questo è importante, ma nella maniera più approfondita, nella maniera più completa possibile da un punto di vista della realizzazione della vostra cultura industriale. Che cos'è l'ingegneria meccanica? Ecco, prima parlavo di bombardamento dell'informazione. Che cosa meglio di una slide di questo tipo può fornirvi quello che è l'ingegneria meccanica? L'ingegneria meccanica è progettazione di sistemi. L'ingegneria meccanica è gestione dei processi e degli impianti industriali, progettazione e sviluppo di materiali, di tecnologie innovative. L'ingegneria meccanica è l'energetica, la sostenibilità. Ecco, questa è una parola che sta praticamente sulla bocca di tutti noi ogni giorno, per cui da questo punto di vista voi vedete che trovate effettivamente tutto quello che il mondo in questo momento sta cercando di offrire alla nostra comunità, e quindi da questo punto di vista qui trovate effettivamente questo tipo di possibilità di studiare. Tutto quello che è conversione dell'energia, e quindi anche in questo senso, vedete, l'avanguardia della tecnica, l'avanguardia della tecnologia è rappresentata dall'ingegneria industriale, in particolare dall'ingegneria meccanica. E poi tutto quello che riguarda il mondo della gestione industriale, ecco, io prima dicevo gestione dei processi, qui analisi del rischio e dei sistemi industriali e la sicurezza,
la sicurezza industriale, la sicurezza dei luoghi di lavoro, che completano un po' il nostro curriculum tipico della triennale. Gli sbocchi poi nella magistrale sono interessantissimi, ancora una volta seguono e completano questo percorso della triennale e confluiscono in ingegneria dell'autoveicolo, tanto per citarvene uno di curriculum nuovissimo, che naturalmente parte qui, trova le sue radici nell'ingegneria triennale, l'ingegneria energetica, l'ingegneria della gestione dello smart manufacturing, ecco, tutte cose che, ripeto, ogni giorno noi vediamo, tocchiamo con mano, identifichiamo come l'apice della possibile conoscenza tecnica. Qui l'ingegneria meccanica lo realizza e vi dà la possibilità di studiarlo e diventarne, come dire, parte integrante, parte viva. Obiettivi formativi. Il primo anno è chiaramente un inserimento nel mondo dell'ingegneria, nel mondo dell'ingegneria industriale, e quindi noi vi forniamo una serie di competenze tecniche, di competenze scientifiche che vi serviranno poi per affrontare il secondo anno e tutto il percorso che rimane, diciamo così, della laurea triennale e poi della vostra laurea magistrale. In particolare il secondo anno è progettazione e sviluppo, gestione e conversione delle forme di energia, quindi si comincia a toccare quella tecnica di cui vi parlavo poco fa, quell'industriale di cui vi parlavo poco fa. Il terzo anno è, come dire, finalmente il primo traguardo, quello che vi permette di andare a conoscere e toccare con mano, con la vostra cultura, i materiali, i macchinari, gli impianti, i prodotti, i beni, i servizi, la conversione dell'energia, tanto per dirne uno. Tutto quanto troverà spazio con l'applicazione di quei principi che voi avete acquisito nel primo anno e mezzo. Ecco, quindi da questo punto di vista vedete, si tratta proprio di un percorso assolutamente armonico che, a partire dalle conoscenze di base, dalle conoscenze teoriche e che possono poi applicarsi a tutto il mondo dell'ingegneria industriale, vi conducono a conoscere tutto il mondo, ecco, della ingegneria industriale, in particolare meccanica. E qui vedete nello specifico il percorso formativo, ovviamente punto per punto lo trovate sui nostri siti, nei nostri riferimenti informatici, però qui vedete in estrema sintesi la fisica tecnica, la fluidodinamica, le misure, l'economia, la sicurezza del lavoro, le applicazioni industriali elettriche. Ecco, questi sono alcuni tra gli insegnamenti cardine, tra gli insegnamenti di base del secondo anno. E poi ancora la costruzione di macchine, la meccanica applicata. Vedete come si entra nel mondo della progettazione meccanica, l'ingegneria, la tecnologia meccanica, la scienza delle costruzioni, la termodinamica, la fluidodinamica applicata alle macchine. Tutto questo è un po' conversione di energia, un po' ingegneria industriale, quindi da un punto di vista generale vanno a concludere un percorso che poi sfocia naturalmente nell'ingegneria magistrale e in quello che dicevamo poco fa, la progettazione degli autoveicoli, la progettazione meccanica, l'energetica, la sostenibilità. Ecco, sono tutte parole che, ripeto, fanno parte di questo bagaglio culturale e possono diventare il vostro bagaglio culturale. Sbocchi professionali. Sarei quasi per dire che l'ingegnere meccanico può fare veramente qualsiasi cosa. L'ingegnere meccanico lo troviamo realizzato nel mondo della progettazione, naturalmente, lo troviamo realizzato nel mondo del management, in qualsiasi ruolo, da ricercatore, da tecnico commerciale, da consulente. Noi troviamo ingegneri meccanici ai vertici delle grandi aziende, che fanno gli amministratori delegati, che conducono da un punto di vista gestionale le aziende. Quindi l'ingegnere meccanico ha una cultura assolutamente trasversale a 360 gradi che gli permette di essere poi impiegato attivamente, raggiungere ruoli apicali di primissimo piano in qualsiasi tipo di azienda, in qualsiasi tipo di realtà industriale e della tecnologia. Flessibilità, robustezza, laboratori didattici, eccellente rapporto studenti e docenti. Questo già vi è stato ampiamente detto sia dal direttore che da Patrizio poco fa. Io non lo ripeto perché il DIEM è un'eccellenza e ormai lo sapete, ve l'abbiamo ripetuto quasi come un mantra e certamente uscendo voi vi ricorderete soprattutto questo. Voi trovate in Roma 3,
nel DIEM, nel Dipartimento di Ingegneria Industriale, il perfetto rapporto studenti-docenti, quasi come fosse un'università privata, ma è un'università pubblica. È bella come un'università privata, ma è un'università pubblica. I professori sono presenti, continuamente disponibili nei laboratori, nelle loro aule, nelle loro, nei loro uffici, esattamente come fosse un campus privato, ma in realtà è la nostra università, è la nostra comunità. Ecco, io mi fermo qui, aggiungo soltanto che oltre alla tecnologia, all'ingegneria meccanica c'è il curriculum di tecnologie per il mare, che è un'applicazione, come dire, alla blue economy, all'ingegneria del mare, dell'ingegneria meccanica. Il curriculum è esattamente simile a quello che abbiamo visto poco fa, soltanto che vedete l'indirizzo è leggermente più orientato verso una come dire, acquisizione di competenze tecniche che vanno verso l'economia del mare, e quindi le tecnologie per il mare sono declinate nell'ambito dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria meccanica. Io mi fermo qua perché il tempo è veramente pochissimo. Lascio però la parola al mio collega che vi parlerà di biomedica, ecco, in questo processo di bombardamento informatico. Che... Grazie Guido. Ciao a tutti. Grazie. Allora, molto, molto difficile parlare dopo Guido e Patrizio che vi hanno raccontato due mattoni enormi, no? Ingegneria elettronica e ingegneria meccanica. Per cui io ragionerò per differenze, ragionerò per farvi vedere quello che è la novità di quest'anno per il nostro dipartimento e una delle tre novità che ci sono in Ateneo, e cioè la laurea interclasse in ingegneria biomedica. Si chiama interclasse perché? Si chiama interclasse perché per questo tipo di percorso noi non pensiamo a un ingegnere industriale, noi non pensiamo a un ingegnere dell'informazione, ma partiamo dall'applicazione, cioè partiamo da quello che serve nel mondo del lavoro con specifico riferimento a che cosa? Alla tutela della salute, agli aspetti che sono legati alla medicina, a quello che serve in termini tecnologici per permettere alle persone di vivere bene, di vivere meglio, di essere curati. Ok, questo è il concetto. Come vi è stato detto, noi abbiamo già una laurea magistrale in inglese in Biomedical Engineering. Da quest'anno facciamo un passo in più, facciamo questa scommessa, ci farebbe molto piacere vedervi partecipi di questa scommessa, che è quella di costruire un ingegnere che ha, a partire dal primo anno dell'università, uno spiccato desiderio, che è quello di mettere a disposizione competenze, conoscenze proprie dell'ingegneria, no? I metodi, le tecniche, le tecnologie per tutelare la salute. Questo è il concetto generale. I campi di applicazione non ve li sto a raccontare, li vedete qua, no? Dalle protesi, dalle neuroprotesi, fino alla chirurgia assistita da calcolatore, fino alla intelligenza artificiale per diagnosi e per terapia, i materiali intelligenti che vengono utilizzati per il cosiddetto, no, superumano, l'uomo bionico e così via. Bene, tutte cose interessantissime, magari vi piacciono naturalmente nel vostro immaginario. Che cosa serve? Servono competenze, naturalmente, le competenze proprie dell'ingegnere. Ok? Questo è un po' quello che c'è dietro l'insieme di tecnologie e di metodi che servono per questo tipo di cose. Naturalmente questo ha delle immagini, tra virgolette, futuribili, ma ha anche un'applicazione reale nel quotidiano, no? Lo avete visto con le campagne di vaccinazione che ci sono state nel periodo pandemico, lo avete visto naturalmente con l'utilizzo di questa strumentazione avanzata che serve a migliorare la diagnosi e così via. È chiaro che questo ha un riflesso sulla vita di tutti quanti, dai piccoli ai grandi, agli anziani naturalmente. E questi sono solo alcuni degli esempi che ci ritroviamo e che vi ritrovate in qualche modo nei giornali di tutti i giorni. Che cosa serve per fare questo? Serve conoscere la biologia, conoscere come funziona il vivente, conoscere come funziona il corpo umano, poi di fatto in linea di principio, e naturalmente
come la tecnologia va a interagire con questo oggetto, che è un oggetto tra virgolette fragile, è un oggetto che risponde in qualche modo all'interazione con la tecnologia e quindi ha delle caratteristiche peculiari. E quindi naturalmente per effetto di questo studiare l'interazione con l'umano è un elemento principale e fondante del percorso di laurea, già dalla triennale e poi dopo nella magistrale. Ok? Quindi che cosa trovate naturalmente? Questa diapositiva non è tanto dissimile da quello che avete visto in precedenza, però quali sono gli elementi caratteristici dell'ingegneria biomedica, in particolare per quanto riguarda le materie di base o le materie di contesto, chiamiamole così, no? Cioè sapere come funziona un corpo umano, un corpo vivente e come interagisce. Quindi naturalmente il percorso che cosa prevede? Oltre a quelle caratteristiche di tipiche di metodi di base che devono essere utilizzati, l'analisi, la geometria e così via, trovate elementi che sono quelli di interesse specifico, anatomia e fisiologia naturalmente, ok? Questo è uno degli elementi di cui dobbiamo tenere conto in qualche modo. Nel secondo anno alcune delle materie caratterizzanti che avete visto nei corsi di laurea in ingegneria industriale e in ingegneria dell'informazione vengono fusi insieme. Nel secondo anno per costruire un percorso adatto, e lo vedete lì da questa struttura. Ora è piccolo ma si vede, il concetto è che noi ipotizziamo naturalmente che questa figura professionale che viene costruita da prima con la laurea triennale e poi con la magistrale possa avere, diciamo, una caratterizzazione nell'ambito della gestione dei dati, dei sistemi e dei segnali, o una caratterizzazione più legata agli apparecchi, alle tecnologie, ai processi, e quindi abbiamo costruito due curricula che naturalmente possono essere scelti al secondo anno e poi naturalmente proseguono naturalmente al terzo anno. Il terzo anno che cosa c'ha? Di diverso che avete detto, ragioniamo di nuovo per differenze rispetto a prima. Abbiamo introdotto degli elementi che sono legati a che cosa? Al contesto giuridico, al contesto economico. Perché? Perché nell'interazione con l'umano naturalmente ci troviamo di fronte ad una situazione in cui l'umano è fragile e quindi corrispondentemente sarà necessario avere una comprensione di contesto della normativa che lega il rapporto tra la tecnologia e l'uomo sostanzialmente, ok? Poi naturalmente laboratori, tirocini, prove finali e così via, naturalmente lo stesso principio di quello che avete visto in precedenza. Qual è la naturale prosecuzione della laurea triennale che vi ho raccontato? La laurea magistrale in Biomedical Engineering, che noi offriamo naturalmente in lingua inglese, il dipartimento la offre in lingua inglese. Certo è che uscite da una laurea triennale in ingegneria industriale o in ingegneria dell'informazione, questa è una scelta che fate all'atto dell'immatricolazione, che poi potete cambiare naturalmente nel corso dei due anni della triennale, e quindi naturalmente possono essere portate avanti anche altre scelte. Però è chiaro che la laurea magistrale di continuità è quella in Biomedical Engineering. Molto brevemente, queste sono alcune delle interessanti applicazioni nell'ambito dell'ingegneria biomedica alle quali magari potete essere interessati: la neuroingegneria, la ingegneria della riabilitazione, l'aspetto relativo alle protesi e alle neuroprotesi, argomento naturalmente particolarmente interessante. E poi naturalmente, come vedete lì, biomateriali, dispositivi medici e strumenti diagnostici. Queste sono solo alcune delle possibili applicazioni di interesse. Io direi che da questo punto di vista possiamo concludere per quanto riguarda la laurea in ingegneria biomedica. Vi lascio ai contatti di Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica per quanto riguarda la laurea in ingegneria elettronica, quelli relativi al Collegio Didattico di Ingegneria Meccanica per quanto riguarda la laurea in Ingegneria Meccanica con il curriculum del mare, e quelli naturalmente relativi alla laurea che vi ho appena presentato. Con questo concludo, però vi ricordo prima di tutto, se volete avere delle caratteristiche un pochino più approfondite su questi temi che io, Guido, Patrizio vi abbiamo raccontato, naturalmente fermatevi qua se volete, fermatevi qua o fuori,
E poi naturalmente c'è la giornata di domani, cioè l'open day direttamente in dipartimento. Io vi lascio, anzi lascio la parola a Nicole Mella, che è una nostra studentessa e che vi racconta un po' quello che ha vissuto lei, in quello che sta vivendo lei in questi anni. Grazie a tutti. Allora ragazzi, ciao, io mi ho presentato già il professore, sono Nicole Mella e sono iscritta a Roma 3, in particolar modo fino a un mesetto fa ero iscritta alla laurea triennale in ingegneria elettronica, però mi sono laureata. E, vi dico, io mi sono laureata nei 3 anni e voi mi direte, vabbè, grazie, quanto tempo ci vuoi mettere? In realtà non è poi così scontato. Perché? Perché ingegneria è difficile, la media in realtà di laurearsi nella triennale in ingegneria, ingegneria in generale in realtà è 4 anni. Quindi la domanda un po' sorge, come ho fatto io a laurearmi in tempo quando la media in realtà è un annetto, in genere un annetto e mezzo di più? Di base perché ci ho messo impegno, mi sono impegnata, e ci vuole impegno e dedizione, ingegneria non è facile, non è un percorso facile, non vi dirò per farvi scrivere, ah sì, bello, tutto rose e fiori, no. È difficile e sicuramente mi piace quello che faccio, questa cosa ha aiutato molto, però vi dico che una cosa che ha inciso tantissimo è sono proprio i docenti e la familiarità del luogo in cui ho studiato. Sono tutti molto disponibili, mi hanno aiutato nel percorso, senza di loro probabilmente non mi sarei laureata nei 3 anni, ci avrei messo un pochino di più, perché vabbè ho fatto del mio, però loro oggettivamente hanno fatto del loro per permettere a me di essere adesso in questa posizione. Poi vi dico, sono anche rappresentante degli studenti, quindi ho avuto un impegno in più rispetto alla maggior parte degli studenti e rispetto, penso, alla maggior parte delle persone che sono qui dentro, se mai vi iscriverete a Roma 3 o insomma in qualsiasi altra università. E penso che la rappresentanza sia, quindi ve ne parlerò un pochino, uno specchio dell'eccellenza di questo dipartimento. Io ho vissuto insomma come studente ma anche come rappresentante e vi posso dire che vabbè da studente ve l'ho detto, sono, i docenti sono super disponibili, in qualsiasi momento io ho avuto un problema, un esercizio che non riuscivo a fare, una spiegazione che non avevo ben compreso, è bastato mandare una mail e io essendo dipartimento in quel momento bastava mandare una mail, 5 minuti ero nell'ufficio del docente a chiedere insomma spiegazioni rispetto a quello che, di cui avevo bisogno. Per quanto riguarda la rappresentanza invece vi dico che io mi interfaccio giornalmente con i docenti e con il direttore del nostro dipartimento e vi posso dire che effettivamente noi studenti siamo al centro dei loro problemi, siamo il loro obiettivo principale. Fanno veramente qualsiasi cosa in loro potere per renderci la vita più semplice. Per carità, ripeto, ingegneria è difficile, loro non fanno miracoli, non ci possono regalare gli esami e oggettivamente non sarebbe manco la via giusta per aiutarci perché poi comunque a lavorare ci dobbiamo andare e credo che un po' di preparazione serva a tutti, però insomma loro sono veramente secondo me la scelta giusta, il dipartimento è la scelta giusta anche per gli spazi ma a prescindere dai professori, ci sono per esempio la mensa e le biblioteche, tantissime aule studio e c'è una sorta di giardino, insomma la vitalità all'interno del dipartimento secondo me è molta ed è una cosa ottima ragazzi, perché è vero che dovete studiare, però ciò che aiuta anche tanto noi studenti a arrivare a compimento del percorso almeno sanitamente è la vitalità. Vivere l'università non solo come luogo di studio e vi posso dire che effettivamente il dipartimento aiuta in questo senso. E vi ricordo come hanno fatto i docenti prima che domani c'è potete venire a visitare il dipartimento, i laboratori che secondo me è un ottimo modo per capire se effettivamente è la scelta giusta, se ingegneria in generale è la scelta giusta. E in via Vito Volterra 62, la via è questa, e potete insomma arrivare per le 10:15 e se non vi siete già registrati vi potete registrare in quel momento e vi ricordo pure che fuori ci sono sia io che altri miei colleghi e colleghe rappresentanti che, a cui potete chiedere informazioni, ci sono i gruppi WhatsApp così potete entrare dentro e già prepararvi insomma se avete domande domani, dopodomani, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, noi siamo lì, io questo faccio alla fine, studio e faccio questo e quindi niente, io vi ringrazio, la faccio breve perché sennò e niente, arrivederci, ciao.